il principe Harry ha incontrato il segretario alla difesa Ben Wallace Olaya, dove sta partecipando agli Invictus Games. L'incontro di Harry con il signor Wallace è stato rivelato dal Ministero della Difesa su Twitter, che ha condiviso un'immagine che mostra i due in una conversazione. Il duca di Sussex, che fondò i giochi, indossava un abito formale rispetto a quando prendeva parte al raduno, che comprendeva anche ministri di altri paesi. Condividendo le notizie dell'incontro, l'account del Ministero della Difesa ha twittato: gli cancelletto Invictus Games riuniscono nazioni di tutto il mondo per sostenere il personale ferito, ferito e malato. Il segretario alla difesa chiocciola B. Wallace MP è ai giochi, dove ha incontrato il viceministro ucraino per gli affari dei veterani e il duca del Sussex, fondatore dei giochi. È stato accolto favorevolmente dagli utenti di Twitter, con alcuni che hanno elogiato Harry per aver lanciato i giochi nel 2014 e la Invictus Games Foundation per il supporto che fornisce ai veterani e al personale militare malati, malati e feriti. Chiocciola Sannetie trattino basso 26 ha twittato: cancelletto Invictus Games NL è magnifico. Grandi complimenti a cancelletto Prince Harry e agli organizzatori per aver messo insieme tutto questo e applausi ad alta voce per gli atleti stimolanti e meravigliosi, le loro famiglie e i loro amici. Chiocciola Mimizuai ha scritto, Invictus Games è davvero una delle migliori iniziative. Ciò che fa aiuta anche amici e famiglie uguale comunità. E chiocciola Shevte l'ha detto, è bello vedere il segretario alla difesa del Regno Unito chiocciola B. Wallace MP presentarsi per sostenere gli cancelletto Invictus Games per i veterani e il personale feriti, feriti e malati. Harry ha lanciato i giochi nel 2014 dopo essere stato ispirato dai Warrior Games, una competizione multisportiva simile organizzata dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e aperta al personale militare e ai veterani che soffrono di lesioni mentali o fisiche.